ancora una volta nel traffico davvero dell'ora di punta. Molto bravo Brandon Brown a districarsi, a trovare lo spazio per appoggiare al tabellone i due punti del vantaggio Teramano, 18-16. Vetulas aspetta il taglio di Green, poi serve Schulz, movimento ancora di Nate Green, inseguito da Poeta, prende posizione Zacchetti, spalla a canestro contro Guillaume Yango, uno contro uno di Zacchetti. Questa volta non c'è il semigancio, ma c'è il giro e tiro molto ben eseguito da Joel Zacchetti, subito coinvolto nell'attacco di Cesare Pancotto. Ultimi 13 secondi del primo quarto, 18 pari al Palacarnera. Poeta in palleggio, supera la metà campo, vuole ovviamente giocarsi l'ultima azione di questo primo quarto. Poeta ancora con il palleggio vivo, ci mette forse il piede Green, non è questa l'idea degli arbitri, si lotta su un pallone vagante, contatto fra Brandon Brown e Nikos Vetulas che resta a terra dolorante. Subito Brown va ad alzarsi per sincerarsi delle sue condizioni, andiamo a rivedere quanto è successo, un contatto piuttosto violento ma totalmente fortuito. Finisce comunque il primo quarto 18 pari alla Palacarnera, ci sono 5 punti per Antonutti da una parte, 5 per Poeta e per Hassan Adams dall'altra. Nella fabbrica dei sogni hanno inventato la TV che comandi tu. Ma è una cosa impossibile. Qui niente è impossibile. Ecco a voi la macchina del tempo. Stop! Più tardi. Adesso! La settimana prossima, film alla 9. Ah. Perfetto. Con MySky comandi tu. Registri, rivedi, fermi, riprendi la visione anche in diretta. E ti basta un solo tasto per registrare tutte le puntate della tua serie TV preferita. Provalo senza impegno per 2 mesi. Chiama 199 100 500. Secondo quarto che sta per cominciare alla Palacarnera di Udine, 18 pari fra Snaidero e Siviglia Teramo, un primo quarto diciamo così Riccardo dominato più dagli attacchi che dalle difese, anche se sono stati attacchi portati dalle due squadre cercando di insistere, di cercare insistentemente lo sviluppo del proprio piano partita. Anche se magari l'altra squadra aveva portato degli aggiustamenti in questo senso. Green con la sua velocità ha provato un po' a cambiare questo intendimento, però sembra che Teramo voglia andare a tutti i costi sotto, anche se l'area è molto intasata e anche dall'altra parte c'è la ricerca insistente del pallone sotto. Sì, per la Snaidero è una ricerca diciamo mirata con la palla al pivot basso, invece i canestri da sotto tenuti dalla Siviglia sono nati soprattutto da delle penetrazioni con scarico di Poeta. Fallo di Schulz per cominciare il secondo quarto, noi andiamo a bordo campo, Claudio Angiolini. Che Poeta vada in penetrazione, adesso Poeta è fuori, comunque ha parlato molto della difesa, dice hanno fatto canestri solo dentro l'area, in contropiede glielo dobbiamo impedire, come avete detto voi anche lui ha chiesto di attaccare l'area. E questo è sicuramente il piano partita di entrambi, anche se Brown ha mano da lontano e lo dimostra, del resto l'intendimento è proprio questo, di cercare di attaccare il più possibile il canestro proprio per permettere poi tiri puliti anche da lontano. Non ce la fa Vetulas, la cui botta procura molto dolore, il resto era reduce da un altro problema proprio in quella parte del corpo, il gluteo, ha passato quasi un mese facendo fatica a sedersi, il povero giocatore di Patras ha preso una botta proprio nello stesso punto, deve lasciare il campo, è tornato Jerome Allen, c'è Kyle a giocare molto bene il pick and roll, la schiacciata di Joel Zacchetti e forse per la prima volta in questa partita vediamo un attacco con le giuste spaziature e gli effetti si sono visti subito. Sì, spazi erano giusti, ottimo il tempismo del passaggio di Kyle Hill. Massimo Bianchi molto arrabbiato invece con Brandon Brown che con ogni probabilità doveva scalare e aiutare sul giocatore che stava tagliando a canestro. Bello uno contro uno intanto di Devin Green che va a segnare i primi 2 punti della sua partita. Teramo è comunque avanti di 3 punti, 23-20 dopo 1 minuto e 15 secondi del secondo quarto. Allen in palleggio, l'uscita di Kyle Hill contro Franco Migliori, pronto il blocco di Zacchetti, si butta fuori Yango per dare una mano, la palla arriva a Schulz che si alza subito da 3 punti e questa volta Brown era vicino a lui. Gran giocata di Sven Schulz e parità al Palacarnera. Era un gran canestro questo di Schulz perché Brown aveva la sua mano sulla faccia del tedesco, ma è riuscito a segnare alzando la parabola tantissimo.
Brown cerca di prendersi qualcosa in attacco, la palla però non circola per il centro di Teramo, che va a commettere infrazione di passi. E adesso vedete che Brandon Brown e Massimo Bianchi hanno qualcosina da dirsi. Un Brown piuttosto nervoso a lasciare il campo. Arriva il momento di Gianluca Lulli, abbassa ulteriormente il proprio quintetto Massimo Bianchi, che abbandona questo, questo quintetto utilizzato per la seconda metà del primo quarto, cioè con due lunghi come Yango e Brown. Kyle Hill fuori per Sven Schulz, che mette bene palla a terra sul tentato anticipo di Carra, poi trova in qualche modo Zacchetti, una finta e il pallone appoggiato al tabellone. C'è anche il fallo subito, combinano bene i due lunghi di Cesare Pancotto. Partiamo allora forse dalla ricostruzione del diverbio tra Bianchi e Brown. Con ogni probabilità Brown avrà detto a Bianchi che non poteva staccarsi proprio perché marcava Schulze, grande tiratore da tre. Lo abbiamo visto nell'azione seguente, dove Schulze con pochissimo spazio ha preso quei tre punti, motivo appunto per cui adesso le spaziature per la Snyder in attacco sono nettamente migliorate, l'ingresso di Sven Schulze che ha aperto letteralmente l'aria per Zacchetti. E Zacchetti completa il gioco da tre punti, parziale adesso della Snyder di 6-0 più 3 per la squadra di Cesare Pancotto. C'è Carra in campo, grande protagonista sia della partita di andata vinta di 13 dalla Siviglia, sia dell'ultima partita di Teramo persa di tre punti contro Avellino in casa. Migliori con una penetrazione, la virata, la stoppata di Zacchetti è buona, non è buono invece l'intervento di Sven Schulze, è suo il fallo, chiamato da Guerrino Cerebuk. Migliori aveva cercato dei problemi ed era andato sicuramente a trovarli, perché c'erano tre maglie arancioni in mezzo a quell'area. Schulze secondo me ha commesso il grossissimo errore di abbassare il braccio, perché Migliori non poteva trovare un buon tiro in mezzo a quella selva di mani della Snyder. In onetta Franco Migliori, argentino di Cordoba di 25 anni, portato in Italia da Reggio Emilia, le ultime due stagioni in Lega 2 a Caserta e in precedenza a Sassari. Il giocatore, forse il tiratore più affidabile da fuori per coach Massimo Bianchi, va a segnare il primo tiro libero, mentre intanto da Claudio Angiolini dall'angolo Snyder e via Paolo Ellissa dal coordinamento ci arrivano notizie su Nikos Vetulas, che ha subito un brutto colpo all'anca, sta adesso aspettando un po' che il dolore diminuisca, ma forse potrà dare ancora un contributo alla propria squadra. Bel backdoor di Jerome Allen, che prova addirittura la schiacciata, non la trova, il rimbalzo premia Marco Carra che è già dall'altra parte. Arriva Lulli a rimorchio, riceve per cambiare il lato del campo, trova Devin Green che resta contro Sven Schulze, cambio difensivo dopo il blocco per la Snyder, tiro da tre punti di Green ancora con una cattiva circolazione di palla, poi il pallone tocca il tabellone 24 secondi, rimessa Snyder. Devin Green ha la tendenza in questa partita a cercare dei tiri molto sbilanciati, cioè cercando un palleggio da fermo senza smarcarsi, senza far girare la palla. Viene sostituito da Massimo Bianchi, credo proprio per questo. È tornato a San Adams per la Siviglia, scambiano Kyle Hill e Jerome Allen e si è ricomposta una coppia che tante soddisfazioni ha dato al pubblico della Snyder. Poi Zacchetti cerca un blocco, lo fa però in movimento proprio sotto gli occhi dell'arbitro Duranti, il fallo subito da Franco Migliori. L'errore è diviso secondo me a metà tra Zacchetti e Kyle Hill, perché Kyle Hill forse ha iniziato il movimento prima che Zacchetti arrivasse a portare il blocco. Comunque netto il fallo in attacco del giocatore da Snyder. Già 7 punti per Zacchetti, 2 falli, così come 2 ne ha commessi Sven Schulze. E dall'altra parte Roger Powell, da tempo seduto in panchina. Carra con il palleggio vivo, sale Gianluca Lulli per far girare per Migliori contro Kyle Hill, il taglio poi di Yango che vuole fronteggiare contro Zacchetti, piazzato di Yango, buon rimbalzo di Hassan Adams che ha grande posizione, poi si allontana a prendersi un tiro difficile che non va, tocca Yango, tocca Zacchetti e poi controlla, aiutato anche da Nate Green, lo smarcamento di Jerome Allen sulla pressione di Marco Carra. Ecco Allen che vuole Schulze in post basso, Gianluca Lulli viene tagliato fuori da Sven Schulze ed è costretto a commettere fallo. Da questa parte abbiamo visto uno dei classici errori che fanno tanti giocatori di basket, quello che ha fatto Hassan Adams. Aveva fatto una gran cosa prendendo quel rimbalzo in attacco, poi secondo me non è necessario ogni volta che si prende un rimbalzo in attacco tirare immediatamente, avrebbe fatto molto meglio a passare la palla fuori e rigiocare un'altra azione. Torna Brooke Sales, fuori Schulze, bella rimessa di Jerome Allen per Nate Green, si fa sorprendere la difesa di Teramo, c'è anche il fallo di Hassan Adams, ottimo momento e ottima partita finora di Nate Green. E ancora Hassan Adams è il bersaglio del mio intervento in questo caso, perché stavo proprio guardando la sua azione difensiva, si è letteralmente addormentato, c'era Nate Green che ha tagliato verso canestro camminando, cioè non ha fatto un taglio vero e proprio, semplicemente Hassan Adams non l'ha guardato.
punito dal gioco da tre punti, completato la parte di Nate Green, 3 su 4 dal campo per lui, primo tiro libero segnato, sono 7 i punti dell'ex giocatore di Avellino. Lulli per Migliori, l'accenno di aiuto da parte di Sales, Migliori con il palleggio ancora vivo contro Hill, poi la palla fuori nelle mani direttamente di Allen che fa correre Green, Green riceve, trova Kyle Hill, Jerome Allen si costruisce in qualche modo un tiro da tre punti con spazio, tiro che non va, Lulli a strappare il rimbalzo, lo controlla Carra, intanto Nikos Betulas ha lasciato la panchina della Snyder ed è rientrato negli spogliatoi per curare meglio il dolore all'anca di cui vi parlavo in precedenza. Adams attacca Green, c'è Zacchetti da quelle parti a rendere impossibile il tiro dell'ex novarese, poi si lotta sul rimbalzo, l'ultimo a toccare Joel Zacchetti. Credo che ci voglia appunto un time out per Massimo Bianchi, perché la sua squadra sta forzando delle situazioni. In precedenza Migliori aveva perso un brutto pallone, ancora una volta un 1 contro 4 almeno di Hassan Adams. Credo che ci voglia un gioco più di squadra in questo momento per Teramo. Time out in campo al quale assisterà anche Nikos Betulas, già tornato in prossimità della panchina di Cesare Pancotto ed è pronto a rientrare. Questo è il cammino invece di queste due squadre da qui alla fine. Chi vince questa partita continua a credere nel sogno playoff, per un calendario che vedrà la Snyder 3 volte su 5 in trasferta, dove però il rendimento quest'anno è stato soddisfacente per i ragazzi di Pancotto, capaci di vincere recentemente a Pesaro e a casa della Fortitudo. Davvero chiave la sfida di Biella sabato prossimo alle 14.30 in diretta su Sky Sport 2 con i piemontesi, che l'andata hanno vinto qui ad Udine di 6 punti. Superata Biella poi diventerà fondamentale la partita di Cantù di giovedì 17 aprile. Teramo invece avrà 3 partite su 5 in casa con avversari però almeno i primi 4 che per un motivo o per l'altro avranno ragioni per giocarsela fino in fondo. Tutto però passa da questa partita, vero crocevia della stagione di entrambe. Infatti dipenderà molto da quello che succederà stasera per entrambe le squadre, quale sarà il loro futuro. Il calendario forse leggermente più facile per Teramo, ma veramente di poco. Comunque chi vince qua ha ancora una speranza, chi perde ho paura che guarderà i playoff su Sky. E comunque se li godrà lo stesso. Migliori da 3 punti, non va il suo tentativo, Sales a rimbalzo, l'apertura subito per Jerome Allen, più 4 per la Snyder, 5:45 al termine del secondo quarto. Ancora il lavoro di Hill per liberarsi dalla guardia di Migliori, si lavora sui blocchi con Nate Green che sfrutta quello di Sales, Sales poi va a bloccare per Zacchetti, si apre con grande tecnica per ricevere la palla, costringendo ancora al fallo Gianluca Lulli. Ovviamente Sales sfrutta il mismatch contro Lulli prendendo posizione in mezzo all'area. Non era un passaggio facile quello di Green, perché era arrivato anche Migliori da dietro ad aiutare in mezzo all'area, ma non è bastato e Lulli ha commesso fallo. Il movimento di Sales, la dimostrazione che molto spesso portando un blocco, se uno riesce a portarlo bene, poi diventa il bersaglio principale per un eventuale passaggio del compagno, se è in grado di aprirsi come ha fatto Sales. Già eseguita la rimessa, il palleggio di Nate Green che prova a lasciar lì Hassan Adams, difficile con le capacità difensive dell'ex novarese, si butta dentro poi Zacchetti, c'è il fallo ancora di Lulli che stenta a tenere l'uno contro uno di Zacchetti, il terzo fallo del capitano di Teramo. Non molto convinto di questa chiamata arbitrale Lulli, ma evidentemente ha usato le braccia in questa penetrazione contro Zacchetti, anche se forse non era così evidente il contatto. Zacchetti ha sorpreso un po' Lulli con la sua partenza in palleggio, poi il contatto forse obiettivamente non c'era, almeno a rivedere il replay ne è convinto Gianluca Lulli, che lascia il campo sicuramente un po' polemico. Zacchetti in lunetta, 7 punti già segnati per lui che diventano 8, è davvero notevole l'impatto di questo giocatore che tra tutti quelli ruotati finora da Cesare Pancotto sembra quello che più di ogni altro ha cambiato la partita. Secondo me Zacchetti ha un potenziale enorme ancora inespresso a causa di continui alti e bassi, ma secondo me tra doti tecniche e fisiche è un giocatore che davvero potrebbe dare molto alla propria squadra. Gli applausi del Palacarnera lo dimostrano, un po' di riposo per lui, 9 punti segnati, 3 su 4 dal campo, protagonista del 13 a 4 di controparziale con cui la Snyder si è portata avanti di 6 punti. È tornato Cristian Di Giulio Maria in campo per la Snyder, Carra ferma il palleggio, rischia di perdere la palla, poi trova il compagno Roger Powell appena rientrato in campo, si prende una tripla totalmente fuori dai giochi, è una tripla molto importante perché riporta a meno 3 Teramo. Non era un buon tiro, lo è diventato quando ha segnato Powell, perché indubbiamente era un po' forzato, Sales era davanti a lui, aveva voglia probabilmente di giocare visto che era stato tanto in panchina.
5 punti per Roger Powell, 29 di media nelle ultime due partite per il giocatore soprannominato il reverendo Jerome Allen, con una magata delle sue, la conclusione con la mano sinistra. Scappano tutti i giocatori di Teramo, però c'è una rimessa da fare e la fa Yang Go per Marco Carra, con Allen che rende difficile la rimessa del giocatore francese che riceve in questo momento, servito Devin Green, la pressione su di lui da parte di Antonutti, poi Carra che ha spazio per prendersi la tripla. Attenzione alle triple di Marco Carra che possono fare davvero male, meno due Teramo. Specialità della casa, tripla importantissima per Carra ma soprattutto per la Siviglia, visto che c'era un principio di fuga dalla Snaidero. 20 punti in 25 minuti all'andata per Marco Carra, con 5 su 6 nel tiro da 3 punti. Si fa vedere anche in questo senso in questa partita. Antonutti però con la pronta risposta, 8 punti per lui, 2 su 2 da 3 per Michele Antonutti e di nuovo più 5 per la Snaidero, che adesso è in difesa con Di Giulio Maria contro Yang Go. Si va da Green e poi da Roger Powell che fronteggia contro Brooks Sales. Tiro molto difficile Roger Powell, ma ha segnato con grande abilità. Davvero un gran canestro questo di Powell, ancora con Sales davanti, ma evidentemente sente la partita adesso Powell e vuole prendersi quei tiri. Così come la sente Jerome Allen, che prova un'altra scorribanda che non va, poi il piazzato di Hassan Adams, grande reazione della Siviglia che costringe al time out Cesare Pancotto, più 1 Udine, parziale per Teramo. Direi che se volevamo una partita equilibrata siamo stati accontentati alla grande, le due squadre cercano mini fughe ma vengono immediatamente riprese dall'avversario. 36-35, Snaidero che era riuscita a reagire al primo parziale di Teramo grazie anche all'impatto avuto da Gioele Zacchetti. Finora 9 punti, 3 su 4 dal campo, anche 2 rimbalzi per il giocatore originario di Bagheria, cresciuto in Sicilia, promosso in questa squadra, in prima squadra nel 1999 da Matteo Bonicioli, quando iniziò di fatto la seconda era Snaidero, quella targata E di Snaidero qui ad Udine. Poi una serie di problemi fisici, qualche difficoltà ad adattarsi al nuovo status, diciamo, di professionista per Zacchetti, che ha stentato un po' ad entrare proprio nella mentalità del giocatore professionista. Però sono stati soprattutto i problemi fisici negli ultimi anni a tenerlo lontano da quello che può essere realmente il suo potenziale, un potenziale che quest'anno comincia davvero ad intravedersi. Sì, lo dicevamo in precedenza, Zacchetti secondo me potrebbe davvero migliorare molto, soprattutto trovando quella continuità che forse gli è mancata a causa di quegli infortuni di cui parlavi tu prima. È un giocatore che può tirare da tre, può giocare spalle a canestro, ha una buona visione di gioco, quindi credo che Pancotto conti molto sui suoi miglioramenti. E Matteo Bonicioli nel corso degli anni 90 lo vide in una selezione regionale siciliana, quando Bonicioli lavorava ancora per la federazione, per la FIP, e lo consigliò qui ad Udine quando non c'era ancora la Snaidero. Allora andò con Stefano Comuzzo a Palmanova a cominciare la sua avventura nel basket, che conta per poi approdare qui ad Udine quando cominciò il progetto di Eddie Snaidero. La palla adesso è per Giuseppe Poeta, con la Snaidero avanti ancora di un punto. C'è il lavoro difensivo di Nate Green, il fallo in attacco con il blocco irregolare di Guillaume Yang Go. Guillaume Yang Go che ha fatto un fallo piuttosto banale, facilmente evitabile, forse anche perché il suo compagno di squadra Devin Smith non l'ha aiutato molto, ha fatto come per uscire dal blocco, dopodiché si è fermato, ha fatto sì che la difesa si piazzasse ancora davanti a lui, poi è ripartito. A quel punto di Yang Go si è dovuto spostare per bloccare Kyle Lynn. Poeta prova a portare un po' di pressione su Jerome Allen, la palla arriva comunque a Sales che vuole portare più vicino al canestro possibile Powell, si prende un buon tiro ma esce molto lungo dalla sua mano. Poeta vuol far correre Powell che è già dall'altra parte, subito il tiro da tre punti che non va, solo maglia arancione a rimbalzo, a volte può essere un problema se ostacolano Sales e Kyle Hill, ma la palla resta nelle mani comunque di Jerome Allen, salvata da Brooks Sales. Scambiano ancora Allen e Kyle Hill, arriva Di Giulio Maria per portare il blocco, ancora Allen con il palleggio vivo, trovato poi Sales, si libera in angolo Antonutti che vuole attaccare Green, la palla è fuori per Sales, bella palla per Di Giulio Maria che ha un'ottima ricezione, fa saltare l'avversario e poi appoggia morbidamente a canestro. Buona circolazione della palla, il gioco alto-basso tra Sales e Di Giulio Maria che aveva preso una buona posizione in mezzo all'area. Primi due punti per il capitano udinese, Adams si va a buttare dentro, sorprende con la sua partenza la difesa della Snaidero e Sales è costretto a commettere fallo.
C'è da dire che anche ad Adams non mancano sicuramente temperamento e voglia di fare, a volte va oltre, perché anche in questo caso ha ottenuto sì un fallo, però era una situazione dove sinceramente era un po' avulso dal gioco di squadra. È trovato Vetula, se lo vedete, subito appiccicarsi a Giuseppe Poeta, il blocco di Powell, Poeta ancora con il palleggio vivo, ottimo lavoro sul pick and roll da parte di Giulio Maria, palazzata da Poeta per la schiacciata di Astrid Adams con la faccia cattiva, ma molto cattiva, devastato il canestro del palacarnera. Ed è bellissimo sentire l'applauso del pubblico di Udine dopo questa prodezza, letteralmente incredibile quello che ha fatto Hassan Adams. Se avevamo bisogno di una azione spettacolare l'abbiamo trovata, incredibile, veramente incredibile. Poi il fallo subito da Poeta, Poeta, andiamo a rivedere la schiacciata di Adams, poteva forse schiacciare anche con il gomito Adams, poi davvero ha spaventato tutti con la faccia molto cattiva, salto insensato di Hassan Adams. Difficilissima oltretutto, con la mano sinistra, il passaggio non era perfetto, la palla era alta, ma quanto è andato in alto Hassan Adams, aveva la testa davvero a livello del ferro. Eccolo qua il giocatore uscito dall'Università di Arizona nel 2007, settimo per punti nella storia dei Wildcats e secondo in recupero, giocatore molto fisico e comunque in grado di esaltare, di rendere davvero piccanti le partite. Il suo soprannome Hot Souls, salsa piccante, ne è la dimostrazione, un soprannome che gli arriva sin dai tempi dell'adolescenza, così lo chiamavano i suoi amici dalle parti di Inglewood, non proprio la zona residenziale di Los Angeles. La palla è ancora per Poeta per il tiro libero, sbagliato, ma il rimbalzo finisce nelle mani di Giuseppe Poeta, stoppata di Giulio Maria, si è ributtato dentro Poeta, ha passato un attimo di calo di intensità della Snyder, credo anch'essa colpita dalla prodezza di Adams. Sì, davvero, probabilmente stanno pensando e sarebbe bello rivedere la prodezza di Adams come abbiamo fatto noi dallo schermo. In questo caso Poeta ha commesso lo stesso errore fatto in precedenza da Adams, quello di voler tirare sul rimbalzo in attacco. Antonutti prova un po' a riportare la Snyder nella linea di intensità che ha avuto in precedenza, deve tirare poi Vetulas quasi da metà campo perché stava scadendo 24 secondi, gran rimbalzo di Brooks Sales che poi si butta dentro a forzare, si lotta a rimbalzo, il fallo è di Brandon Brown secondo l'arbitro Cerebuk e come Poeta in precedenza anche Sales ha cercato subito il canestro dopo il rimbalzo d'attacco, poi però è andato con energia al successivo rimbalzo, è arrivato il fallo di Brandon Brown. Aveva forzato anche in questo caso Sales, però come hai detto tu aveva la giusta energia per andare a canestro e ha trovato il contatto e il successivo fallo di Brandon Brown. In lunetta Brooks Sales, l'ormai esperto centro della Snyder di Udine, è tornato in Italia dopo l'esperienza a Teramo 13,2 punti a partita e 9 rimbalzi in quella stagione, dal 2004-2005 fu il secondo rimbalzista del nostro campionato, 2 su 2 per Brooks Sales e time out a quasi 51 secondi dal termine del secondo quarto, 41-38 per la Snyder. In questo caso sarebbe interessante capire se Massimo Bianchi chiederà alla sua squadra un tiro veloce per avere così la possibilità di fare un ulteriore ultimo tiro, visto che non basterebbero 24 secondi a far scadere il tempo alla Snyder. Prima parlato dell'Università di Hassan Adams, andiamo allora al 2005, all'Elite Eight. Arizona perde contro Illinois 90-89. Adams sbaglia l'ultimo tiro dopo 5 punti consecutivi per arrivare a meno 1. Adams 21 punti e 8 rimbalzi per l'Università di Arizona contro la Illinois di Roger Powell, che esce vincitore in questa partita. Non è bastato un fantastico Adams che ha riportato i propri Wildcats fino a un punto dalla vittoria, poi si è preso l'ultimo tiro sbagliandolo. Adams adesso ha ritrovato come compagno Roger Powell, questa la delusione in quell'occasione, era il 2005 per Hassan Adams. I due adesso sono compagni, uno uscito da Arizona, l'altro da Illinois, cioè da università estremamente prestigiose. Uno dei motivi l'abbiamo visto in precedenza, la grande fisicità di Hassan Adams. Davvero pazzesco, sono ancora abbagliato da quello che ha fatto Hassan Adams, che adesso vediamo se ci regala un altro numero. Ci ha fatto capire perché Teramo lo ha voluto portare per rendere molto più fisica la propria squadra, puntare in questa fase finale della stagione a cambiare un po' la tendenza dell'annata con la maggiore potenza, la strapotenza atletica della maggior parte dei propri giocatori. Si prende il tiro da tre punti, Roger Powell, c'è il fischio dell'arbitro Ursi contro Nikos Vetulas, il fallo su un'azione, su un tiro da tre punti da parte di Roger Powell, tre tiri liberi per il reverendo.
non una grande idea quella di Vetulas, perché il tiro di Powell era forzato, aveva difeso bene la Snyder schierandosi a zona e costringendo Powell a un tiro da lontano. Si vede proprio il tocco della mano sul gomito del giocatore della Siviglia, Ware, giustamente visto e fischiato il fallo dall'arbitro. Ilonetta è il giocatore da Illinois, già ai tempi dell'università è stato ministro pentecostale per la Mount Zion Gospel di Joliet, la cittadina dell'Illinois in cui Roger Powell è nato 25 anni fa, e quindi già al college c'era il soprannome di The Rev, cioè il reverendo. Ora è insegnante addirittura di teologia in un collegio internazionale con sedi negli Stati Uniti, in Asia e in Africa. Del resto è un personaggio tutto particolare, ovviamente molto estremamente religioso, però poi quando si tratta di giocare a basket tutto questo si trasforma in grande potenza, strapotenza fisica ma anche notevole tecnica. Sì, aveva iniziato la partita non benissimo Powell e aveva passato anche parecchio tempo in panchina, aveva fatto molto bene Bianchi evidentemente a tirarlo fuori dalla partita e reinserirlo dopo quando si era calmato, ha ritrovato il ritmo giusto e ha giocato una gran partita fino adesso. Così come due grandi partite sono state le ultime giocate da Powell quando è stato spostato definitivamente al numero 4, letteralmente mostruose, 33 punti a Biella, 25 contro Avellino, sempre in doppia doppia con 23 rimbalzi catturati complessivamente, 10 di questi in attacco, il tutto come vedete con percentuali strepitose dal campo. È cambiato davvero, almeno a giudicare questi numeri, due partite sono poche, ma è cambiato davvero in maniera terrificante il suo rendimento nelle ultime due partite. Riccardo, è sufficiente come spiegazione il fatto che adesso giochi solamente la numero 4? Ma direi che gran parte del merito va a questa soluzione. Powell ha braccia lunghe e comunque un fisico nervoso e riesce a contrastare fisicamente i numeri 4 avversari. Dopodiché in attacco può tirare da tre, può penetrare, diventa un rebus difensivo invece per chi lo deve marcare. 41 pari, 27 secondi, la palla è per Nate Green, l'obiettivo designato da Cesare Pancotto per queste ultime azioni del secondo quarto, gran difesa da parte di Brandon Brown, c'è infrazione di campo, secondo l'arbitro Cerebuk, Pancotto è convinto che l'ultimo a toccare sia stato Brandon Brown, a questa immagine sembra proprio di sì con il piede, l'arbitro Durante sta a parlare con Cesare Pancotto, era una situazione molto difficile da interpretare per gli arbitri perché il tocco, se c'è stato, è venuto a grande velocità. Sì, anche se era piuttosto evidente il piede di Brandon Brown che toccava la palla sul palleggio di Nate Green, non è stato visto, un errore che capita, però effettivamente c'era piuttosto nettamente. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo, palla comunque per Teramo e dobbiamo dirlo, errore arbitrale, anche se come detto ci sono le giustificazioni del caso. Guardate i punti nei quarti e il perfetto equilibrio che sta caratterizzando questa partita, ci sono 20 secondi poco meno per chiudere il secondo quarto e Teramo potrà, gestendo al meglio la situazione, prendersi l'ultimo tiro di questo primo tempo. C'è però ancora da asciugare il parquet alla Palacarnera, ci pensa addirittura l'arbitro Durante che ha visto lui dove il parquet è più scivoloso, Poeta va a dargli una mano, una piccola ammonizione anche per il giovane addetto alla pulizia del parquet, diciamo che non fa particolarmente piacere al pubblico del Palacarnera. Tutto pronto adesso per cominciare, c'è Nikos Vetulas su Giuseppe Poeta che adesso comincia il gioco d'attacco, 15 secondi al termine del secondo quarto, 41 pari al Palacarnera, dimostrazione del grande equilibrio che esiste fra queste due squadre. Poeta si butta dentro, fuori per Powell che si prende un tiro comodo da tre punti, tripla di Roger Powell, terrificante finale di secondo quarto del reverendo, prova a rispondere Brooke Sales, tentativo da metà campo non va, gran giocata di Poeta e di Powell e schema messo in pratica alla perfezione dai due giocatori di Teramo, il vantaggio è per la Siviglia 44-41, 10 punti per Powell e 9 per Zacchetti. Il commento con Claudio Angiolini. Sì, e Marco Carra, insomma avete avuto un inizio un po' così, avete subito un parziale di 7-0, poi la partita è cambiata. Sì, per fortuna siamo riusciti a recuperare subito, anche perché molte altre volte in trasferta abbiamo iniziato così, abbiamo perso facile di 20, adesso siamo lì, secondo me dobbiamo correre un po' di più visto che a metà campo noi siamo una squadra che fa un po' fatica, però è una partita che possiamo portare a casa. Adesso dovete tenere per 40 minuti, insomma, per i restanti 20 minuti.
Sì, sicuro, abbiamo ancora tanta energia da spendere, è quello che proveremo a fare. Grazie. Grazie Marco Carra, noi ci prendiamo una pausa, andiamo a vedere cosa è successo nei due anticipi di ieri. Rieti ha affrontato la Virtus Bologna e poi Montegranaro Capo d'Orlando. Vi ricordo anche cosa succederà nel prossimo weekend, stiamo parlando di Formula 1, il Gran Premio del Bahrain, sabato le qualifiche, domenica poi ci sarà il Gran Premio, la possibilità di seguire anche con l'interattivo sull'onboard camera della Ferrari. Vi aspettiamo tra poco. Questo è il campionato più divertente del mondo. 16 squadre.